Dammi la chiave, dammi la chiave, ripeteva Rocco Morabito, il boss dell'Andrangheta evaso dal carcere in Uruguay. La chiave per uscire, ma Elida Iduarte, una pensionata uruguayana che da 3 anni vive sola in Calle San José, nel centro di Montevideo, in un appartamento al 5° piano di un edificio del centro della capitale, contiguo alla torre di controllo del carcere centrale, voleva capire. Io volevo solo sapere come avevano fatto ad entrare e perché si trovavano lì, nel corridoio di casa sua, alle 23:30 domenica notte. 3 sconosciuti, vestiti di azzurro, dalla testa ai piedi, jeans, felpa e berretto di lana dentro casa sua, sorpresi dalla donna che da poco a letto si era alzata dopo aver visto una luce accendersi nella sala da pranzo e li aveva incrociati nel corridoio. Morabito non ha alzato il tono della voce, ha riferito la donna al quotidiano El Observador. Ha ripetuto più volte che aveva bisogno della chiave dell'appartamento per poter uscire. Poi ha raccontato che erano idraulici che dovevano riparare i tubi dell'edificio. Ha parlato di una figlia malata che doveva correre a vedere. Siamo del consorzio, siamo qui per riparare una conduttura, ha detto il re della cocaina di Milano. Accanto a lui due uomini molto giovani che non aprivano bocca. Dal carcere sono fuggiti in 4, ma la donna ne ha visti solo 3 e con uno solo di loro ha parlato. Lo ha riconosciuto nelle fotografie il giorno dopo. Era lui, ha detto, ma adesso è molto più magro.